L'hanno tutta scassinata dietro. Per cambiare la serratura, ovviamente. Roberto Bolleri, 56 anni, è parzialmente invalido. Da 16 anni abitava in questa casa popolare in via Napoli, a Spezia. Si è assentato per 3 mesi per motivi di salute e al suo rientro ha trovato l'appartamento occupato da una famiglia di stranieri. Non sono capisce notarieno. Non importa, te lo faccio capire. Questa casa, lo vedi il documento? Questa casa da 16 anni è del signore. Mentre lui era via per motivi di salute, voi siete entrati qua dentro, in più persone. Ok? Figlia mia, no, non lo No, so. figlia mia, però lui quei mobili sono del signore, queste cose sono No, sue. non capisce un italiano. È un mese che voi siete qui. Un mese, ma non è casa vostra. Le cose che siete a lui, le cose che erano sue, dove sono finite? Non sono capisce un Hanno buttato via anche le sue cose. Hanno buttato via le mie cose, dicono che i mobili che sono i miei non sono più miei, mi sembra che risulta che non sono più miei. Avevo 100 euro, 150 euro, ora sporgerò anche denuncia per furto. Roberto ha sporto denuncia, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, ma oggi, dopo un mese, nulla è cambiato. Gli occupanti hanno addirittura ottenuto un contratto con l'energia elettrica e abusivamente siete entrati qua dentro. Va bene, ho riato, però noi siamo famiglia che disperate, che abbiamo chiesto l'aiuto, nessuno mi ha aiutato. Quanti vivete qua dentro? Noi siamo 6. Quanti bambini? 3. Amal, 35 anni, ha 3 figli, di cui uno invalido. Se le offrissero una soluzione per tutta la famiglia, lascerebbe l'abitazione abusiva subito. Finora dicono che la soluzione è quella, che io possa andare con mia figlia da una parte e mio marito al dormitorio.